Ci sono vari motivi per mettere a confronto Google Pixel 4 con iPhone 11 e non è solo il blocco quadrato delle fotocamere sul retro, è anche il fatto che sono due top di gamma compatti, che ormai è una cosa più unica che rara, entrambi ovviamente con un hardware da top, ma soprattutto sono quelli che per me sono al momento fra i due migliori camera phone, quindi il comparto fotografico è sicuramente molto interessante ed è molto interessante analizzare le due fotocamere una contro l'altra, ma non perdiamoci in altre chiacchiere e scopriamo come si comporta Google Pixel 4 contro iPhone 11 Pro. Un saluto a tutti gli amici di mobileworld.it, benvenuti nell'atteso confronto fra Google Pixel 4 e Apple iPhone 11 Pro, ovvero i due top di gamma dell'azienda di Google e di Apple, quindi i due big, diciamo, della telefonia del momento, almeno per quanto riguarda l'immagine. Per il 2019 nel loro formato compatto, perché Google e Apple sono sostanzialmente le uniche due aziende che puntano ancora sulla realizzazione di uno smartphone compatto anche per la fascia più alta, anche per la fascia super top di gamma. E questa, diciamocelo, è una di quelle cose che accomuna questi due brand e accomuna questi due dispositivi che appunto si rincorrono un pochino nelle funzioni e in altre cose che poi vi dirò. Anche in termini di dimensioni, appunto, sono estremamente simili, 147,1, 144, un pelino più basso, 68,8, 71,4, quindi più stretto il pixel, 8,2, 8,1 mm di spessore, quindi sullo spessore sostanzialmente ci siamo. Il pixel è decisamente più leggero, 162 grammi contro i 188 di iPhone 11 Pro. Andiamo a vederli sul profilo dove sono entrambi realizzati in metallo, ma iPhone ha una costruzione in questo caso in metallo lucido che è estremamente, insomma, trattiene un po' le impronte, molto bello, ma trattiene un po' le impronte. Cosa assolutamente non vera sul Pixel 4 che ha una verniciatura opaca. Verniciatura opaca che nel nostro caso purtroppo è saltata su questo bordo, mi piange sempre il cuore, però è molto molto robusta perché non si è graffiato neanche un po' su una caduta veramente violentissima. Il retro è, come vedete, in entrambi i casi in vetro, in questo caso opaco e satinato, in questo caso lucido e molto riflettente sul pixel, entrambi con questo modulo quadrato in alto a sinistra. Due soluzioni molto diverse: qui abbiamo semplicemente un vetro che va a coprire due sensori e l'autofocus e il LED flash, mentre invece di qua abbiamo tre sensori separati in una parte in vetro lucida e tutti singolarmente leggermente sporgenti. Ve li faccio vedere di taglio così capite un po' le sporgenze. Sono simili, un pochino più spesso nel totale quello di Google, ma siamo più o meno veramente su livelli molto simili. Dal punto di vista, se scorriamo tutti i bordi, entrambi non hanno una porta infrarossi, entrambi non hanno un jack audio. Il connettore del Pixel è decisamente più standard, è un USB-C, mentre invece su iPhone abbiamo soltanto la porta Lightning. Tasto di accensione che funge da tasto Siri su iPhone, bilanciere del volume su Pixel, tasti separati del volume su iPhone e il fantastico, adorabile switch della suoneria. Grazie Apple per non averci dimenticato e implementarlo ancora una volta. Vi parlo dello sblocco, visto che i telefoni si sono ribloccati in questo momento. E perché? Perché entrambi hanno lo sblocco 3D. Entrambi hanno lo sblocco 3D che funziona in modo simile nel complesso come tecnologia, funziona in modo decisamente diverso il modo in cui i due telefoni si risvegliano e si sbloccano. Perché? Perché il Pixel si riaccende nel momento in cui voi avvicinate la mano e l'avete visto, mentre invece l'iPhone si risveglia nel momento in cui lo sollevate. Adesso ho fatto un movimento troppo poco deciso, vi farò vedere fra un attimo come funziona. Dopodiché, in entrambi i casi, quando si risvegliano, inizia lo sblocco, il rilevamento del volto 3D, e su Pixel è possibile andare direttamente alla home saltando il blocco schermo. Su iPhone invece bisogna sempre fare uno swipe, che comunque è possibile impostare anche sullo smartphone di Google. Scusate la vibrazione non voluta. Quindi li giro un attimo verso di me, devo cercare un attimo di capire come fare per eseguire questo test correttamente. E poi quello che devo fare è sollevarli contemporaneamente e, come vedete, lo smartphone di Google è andato direttamente
alla home, non ho moltissimo spazio di azione purtroppo, mentre invece l'iPhone ha bisogno di un passaggio ulteriore. Provo a rifarlo in modo un pochino più fluido per farvi vedere i tempi, che sono estremamente simili, se non fosse che l'iPhone ha bisogno di uno swipe verso l'alto. Se siete rapidi, comunque devo essere sincero, nel complesso la velocità di sblocco non è così differente, e questo è, secondo me, preme specificarlo, perché il fatto che la velocità di sblocco non sia così differente nonostante bisogna passare, ci sia bisogno di passare dal blocco schermo su iPhone, significa che comunque il sblocco 3D del Pixel, come vedete anche nella recensione, è leggermente più lento, ma leggermente più lento non vuol dire lento, anzi è molto veloce, e avete visto che nel complesso appunto c'è un pareggio. Materiali, vi ho già detto, sono entrambi P68. Vi parlo di batterie: 2008 e 3190 mAh. Non c'è storia sulla batteria, iPhone vince in modo netto sul Google Pixel. Google Pixel è uno smartphone che, se usato molto, non arriva a fine giornata. L'iPhone 11 Pro assolutamente sì, su questo assolutamente poco da dire. Complimenti a Apple per aver messo una batteria più grande all'interno di uno smartphone dalle dimensioni estremamente simili, e soprattutto di aver ottimizzato così bene il software per usare quella batteria che comunque enorme non è. Entrambi hanno la ricarica rapida a 18 watt con caricatore rapido incluso nelle confezioni, entrambi hanno la ricarica wireless. Display, sono entrambi OLED, questo è un P-OLED, quello di Pixel, OLED, entrambi Full HD Plus, 1080x2280 e 1125x2436 pixel, 5.7 pollici, 5.8 pollici, quindi un pochino più grande quello dell'iPhone, ma comunque si conteggia da questo angolo a qui, considerando che comunque c'è, vedete, un notch che parte dello schermo lo rende inutilizzabile. Possiamo dire a grandi linee che gli schermi sono molto simili. La soluzione del notch è molto diversa, perché qui c'è un notch, qui notch, c'è questa fronte più alta. Nel complesso vedete comunque che qui c'è una perfetta simmetria sul bordo che corre tutto attorno allo smartphone, qui decisamente no. La larghezza è diversa dal bordo e sotto, che è ancora diversa dal bordo sopra. Dal punto di vista del design, io devo dire, preferisco di grandissima lunga l'iPhone. Poi non si compra magari uno smartphone solo per il design, ma quando si spende così tanto è comunque una cosa che fa piacere. Display che può girare a 90 Hz quello del Pixel, lo fa solo in certi contesti, è un po' altalenante, ma è comunque una bella tecnologia che dispiace assolutamente non trovare su iPhone 11 Pro. Entrambi regolano in automatico il colore del display, grazie al True Tone su iPhone e al colore auto sul Pixel. È più luminoso lo schermo dell'iPhone, ma una cosa che assolutamente mi piace del Pixel è il suo display adattivo, ovvero l'always on display, che mostra sempre ora e data sullo schermo. Quindi ok, la batteria dura meno, ma questa è una funzione che non è del tutto ininfluente quando si va a parlare di autonomia. Sblocco lui e quindi, insomma, complimenti a Google per l'implementazione di always on, che su iPhone, come sappiamo, non c'è. Andiamo ancora oltre e parliamo di fotocamere. Perché abbiamo dei moduli fotocamera molto diversi. Sul Pixel si fatica a vedere in questa variante nera, abbiamo due sensori, una 12 megapixel f1.7 stabilizzata e una 16 megapixel stabilizzata zoom 2x, e frontalmente una 8 megapixel da f2.0. Qui invece abbiamo tre sensori, tutti da 12 megapixel. In ordine, una 12 megapixel f1.8 stabilizzata, una 12 megapixel zoom e una 12 megapixel wide. C'è una bella differenza, perché Google l'anno scorso non aveva messo uno zoom, l'ha fatto quest'anno, però il grandangolo è una cosa che via software non si può fare neanche male. Lo zoom male, volendo, poi quanto male lo deciderà il software, si può fare anche senza una fotocamera dedicata. Io, come tanti recensori, abbiamo criticato questa scelta di Google. Il grandangolo sarebbe sicuramente stato meglio, secondo me l'anno prossimo lo vediamo con tutte le critiche che si è beccata. Difficile che non sia così. Se parliamo, qui sono dietro la videocamera, infatti nessuno dei due è riuscito a vedermi il pixel più vicino, quindi è sicuramente avvantaggiato. Interfaccia della fotocamera è semplice in entrambi i casi, entrambi con uno scorrimento laterale che permette di cambiare modalità. Altre cose le commenterò poi mentre guardiamo le foto. L'unica cosa che mi sento di dire è l'ottimo switch morbido dello zoom
mentre appunto si cambiano le fotocamere, cosa che qui non è, e anzi bisogna fare un tap e poi muovere questo slider, che non è secondo me una soluzione fantastica. Questo mi piace sicuramente di più come soluzione, ma è una piccola cosa. Per il resto entrambe le interfacce con questa freccettina in alto, che con una grafica diversa ma abilita sostanzialmente quasi le stesse funzionalità. Ma andiamo a vedere come scattano le foto. Allora, sono una ventina di foto, quindi cerchiamo di andare veloce. Iniziamo da questa con il Lego. Allora, c'è da dire che sull'iPhone ho abilitato il Deep Fusion disabilitando lo scatto in grandangolo quando si scatta con la foto automatica, con la fotocamera standard, che permette appunto di poi avere più informazioni se si vuole ritagliare o muovere la foto, ruotare la foto. Però ho attivato il Deep Fusion e la differenza in termini di qualità si vede, ed è questo un motivo per cui questo video lo esporterò in 4K per avere foto a più alta definizione, mentre invece poi in realtà il video girato è registrato in Full HD. Questa cosa della definizione la si vede in praticamente ogni foto, magari da qui è estremamente difficile. Scaricatevi sample così capiamo di cosa stiamo parlando. Le state vedendo una dopo l'altra, sono delle foto appunto che sono abbastanza simili, sono diverse in termini di tonalità. Quelle del Pixel sono tutte più fredde, quelle dell'iPhone sono quasi tutte più calde, ma in termini di dettaglio la funzionalità di Deep Fusion è veramente sorprendente. Ne ho scattate anche tante senza Deep Fusion e posso garantirvi che c'è una differenza abissale. Anche in questa del fiore c'è forse un punto, sembra sempre che il Pixel abbia un punto di messa a fuoco, che non l'abbia messa a fuoco alla perfezione, ma non è così, è semplicemente che la quantità di dettaglio su iPhone è così impressionante che sembra tutto a fuoco. Guardate questa foto per esempio alla bistecca, c'è poco da fare qui veramente, al netto del punto di colore che potrebbe non convincere, però alla fine il punto di colore è una cosa che si può modificare anche post. In termini di dettaglio non c'è veramente storia. Siamo assolutamente a favore di iPhone 11 Pro. Anche queste foto all'esterno mi sembrano comunque tutte gestite un pelino meglio su iPhone 11 Pro. Qui arriviamo a una foto con modalità ritratto, a una cosa che non è una persona, quindi è un oggetto, e ci sono delle belle differenze. Guardate il prato in basso a destra sulla foto del Pixel, che è tutto completamente a fuoco. Guardate l'asta in alto a sinistra del cartello via Kyoto, che è sfocato, non dovrebbe esserlo. Non c'è veramente storia, lo sfocato in questo caso è migliore quello dell'iPhone 11. Ancora un paio di foto all'esterno, qui invece secondo me al netto del punto di colore diverso siamo messi abbastanza bene su entrambi. Lo zoom un pochino meglio sull'iPhone, anche questa mi piace più quella dell'iPhone, che ha bilanciato meglio la luce secondo me, è troppo illuminata forse quella del Pixel. E poi arriviamo sulle foto notturne, dove quando ho usato l'iPhone ho detto che secondo me era migliore del Pixel, perché poi non l'avevo ancora riprovato insieme mettendole a confronto. Invece qui secondo me le foto del Pixel mi hanno convinto di più, intanto perché di notte il bilanciamento del bianco è sicuramente migliore, che non è comunque una cosa da poco, perché comunque quando tutta l'immagine diventa più giallognola di giallo, di notte è più difficile tararla. In questa foto, forse la lente si era leggermente sporcata, non lo so. Questi riflessi dei lampioni sono abbastanza strani da spiegare. Ancora qualche foto standard, dove qui secondo me le differenze sono veramente minime. Foto in modalità ritratto dalla fotocamera principale. Un gran vantaggio dell'iPhone è quella di poter scattare con entrambe le fotocamere, con quella standard e quella zoom. Col Pixel solo con la zoom. Ci sono meno possibilità di scatto, quindi se potete fare un passo indietro va bene, ma tenete anche conto che la fotocamera principale ha una qualità migliore, quindi poter scattare in modalità ritratto con la fotocamera principale è sicuramente un bel vantaggio. Siamo arrivati a fine. Sul sito caricherò anche un video sample registrato da entrambi gli smartphone. Vi ricordo che l'iPhone 11 Pro registra in 4K a 60 fps, il Pixel a 30, e in più l'iPhone 11 Pro registra in 4K a 60 anche dalla fotocamera frontale da 12 megapixel, mentre invece il Pixel si ferma in Full HD, e questa è una differenza non da poco. Vi parlo genericamente di connettività: LTE 1200, LTE 1600, Wi-Fi AC, Wi-Fi AX, Wi-Fi 6, mica male, iPhone, brava. NFC su entrambi, ma libero per farne ciò che vogliamo soltanto sul Pixel. Entrambi senza radio FM, entrambi senza jack audio, entrambi dual SIM con seconda SIM e SIM, entrambi col Bluetooth 5.0. Snapdragon 855, Apple A13, 6 GB di RAM, 4 GB di RAM, entrambi partono a 64 GB di memoria interna. Vergognatevi, Google.
quello di Apple, dai, 64 giga su un fotocamera del genere non ci sta. Per fortuna i tagli successivi su iPhone sono da 256 a 512, mentre invece Google offre solo un 64 a 128, tutto non espandibile. Android 10, iOS 13.2.3, differenze, vabbè, questo Pixel nel 2020 riceverà il nuovo Google Assistant per primo e il trascrittore delle note audio in italiano. Su Apple non ci sono grandissime novità, io adoro sempre la funzionalità di riduzione del display che non c'è su Pixel, ok, che sono piccoli, ma a volte con una sola mano, una modalità ad una mano sarebbe molto comoda. In più c'è l'integrazione di iCloud che, al solito, se stessi qui a raccontarvi perché comprare dispositivi Apple e perché della loro integrazione dell'ecosistema non finiremo più, ma è indubbio che è uno dei motivi per scegliere un iPhone. Entrambi adesso supportano il tema scuro. Dal punto di vista hardware, qui ci sono i sensori del radar di Project Soli, che è quello che vi ho fatto vedere, che voi avvicinate la mano e il display si risveglia, che possono essere usati anche per altre cose, per esempio cambiare i brani senza questo, intendo, cambiare i brani senza sbloccare lo smartphone, ad oggi però non sono particolarmente sfruttati. C'è la funzionalità per abilitare l'assistente Google stringendo lo smartphone, che è una bella comodità. Su Apple si può fare attivando Siri tenendo premuto il tasto qui di accensione sul lato destro. E poi c'è lo switch a suoneria su iPhone, di cui vi ho già parlato. Vi ho già parlato dello sblocco 3D, ma è indubbio che comunque, per quanto riguarda lo sblocco del Pixel, questo funziona ad ogni angolazione, anche se prendete lo smartphone e lo girate in ogni verso. Funziona anche con gli occhi chiusi, quindi attenzione se avete un fidanzato molto geloso, perché magari ve lo ruba e mentre dormite ve lo sblocca puntandovelo al volto. Ma detto questo, arrivati a questo punto, i punti secondo me a favore dell'iPhone sono più di quelli del Pixel a suo favore. Abbiamo una batteria, un'autonomia che da sola è sicuramente estremamente interessante, una fotocamera che nel complesso secondo me mi è piaciuta un po' più di quella del Pixel, che comunque secondo me questi sono i due camera phone del momento, qui lo dico e qui lo nego, anzi no, non lo nego, lo dico e basta. Però per essere due camera phone, sicuramente fra la grandangolare, fra il Deep Fusion, fra i video 60 fps davanti e dietro, ecco, è un pochino più completa l'offerta di iPhone sicuramente. In più abbiamo l'LTE a 1600, abbiamo il Wi-Fi 6, abbiamo tagli di memoria più capienti, abbiamo lo switch e la suoneria che è sempre fantastico. Sul Pixel abbiamo che è un pochino più leggero, che scusate, lo schermo può andare a 90 Hz, che c'è un NFC libero. Però come avete capito, i punti a favore dell'iPhone sono di più, ma c'è un ma enorme finché non consideriamo il prezzo, perché iPhone 11 Pro costa 1189 euro, che diventano 1170 euro su Amazon. Certo, è vero, c'è l'iPhone 11 che costa meno, ma intanto non è così compatto e poi non è un top di gamma come lo sono veramente questi due dispositivi. È un po' meno di un top di gamma, è per chi vuole risparmiare. Però è altrettanto valido, quindi se non vi interessa la grandangolare, se non vi interessa il display ad altissima risoluzione, i prezzi sono sostanzialmente allineati fra quello di un Pixel 4 e di un iPhone 11. Ma considerando questi due c'è 440 euro di differenza, perché Pixel 4 costa 749 euro. Ecco, se consideriamo i veri top di gamma, da questo punto di vista brava Google, che ha tenuto un prezzo decisamente più umano e che Apple offre soltanto sul suo iPhone non top di gamma, diciamo così. Per questo confronto è tutto, spero di avervi aiutato per quanto possibile nella scelta del vostro prossimo dispositivo. Sul sito trovate tutti i sample che ho realizzato, gli scatti delle foto, così ve li scaricate, li guardate a risoluzione piena. Oltre alle foto c'è anche il video, quindi questo è sicuramente un'altra cosa che dovreste guardare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al nostro canale Mobile World, perché di questi confronti ne pubblichiamo ogni volta che possiamo. Per questo video è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per mobileworld.it.